come tutti gli anni, doveva fare le opere direttamente sul tessuto urbano, aveva fatto la colpa agli artisti e quindi pensavo di andare a Roma come tutti gli anni per poter vedere l'installazione. Invece niente, poi è cambiato e ho visto che siete riusciti però a trovare un mezzo per comunicare, per farci vedere questa nuova esperienza. Allora, chi partecipa alla piattaforma? Partecipa alla forma tutta gente che lavora con la luce, a iniziare da Diego che è il direttore, da Sara che fa parte dello staff di Luce Ombre, l'artista, vado in ordine di come vi vedo, Flavia che è una giovane artista, poi... Vabbè, il direttore lo sappiamo, Diego lo conosco, è come me architetto e artista, poi me lo spiegherà anche. E Mauro Annunziato con il quale lavoro e devo dire che ho avuto il piacere sia Diego che Mauro di averli nel mio corso al Politecnico. Allora, la prima domanda, poi vorrei che ognuno di voi si presentasse per quello che è il suo ruolo all'interno della Luce, cioè... Ognuno di noi si occupa della cultura della luce, ma devo dire in maniera diversa. Io, per esempio, ho un corso al Politecnico che si occupa di light art, di luci, colore dell'arte e del design, e sono anche curatrice e tutti gli anni pubblico un libro sulle installazioni temporanee realizzate in Italia e quest'anno pubblicherò anche le vostre installazioni. Allora, una domanda, prima di tutto a Diego. Diego e a Sara anche, che devo dire mi hanno sempre ospitato con molta gentilezza. Lavorare con loro è un piacere perché mi fa tornare indietro nel tempo, mi sembra di essere all'università. Poi c'è questo clima tra artisti, direttore, staff di grande intesa e devo dire di grande partecipazione. Certo, vedersi o non vedersi è completamente differente. Diego e Sara, vi faccio una domanda a tutte e due. Che cosa ha significato per voi a un certo punto sapere che tutto il progetto che avevate programmato saltava e che dovevate inventarvi una formula nuova per poter fare questo festival? Allora, io sono Diego Labonia, quindi sono, Gisella già l'ha detto, il direttore artistico di RGB Light Experience. E cosa è successo? Diciamo che l'idea, insomma, di cambiare era necessaria proprio per cercare di riuscire a realizzarlo entro il 2020, questo festival. Non ci andava l'idea di posticiparlo e quindi abbiamo cercato se c'era una modalità possibile per realizzarlo. Sono venute un po' di idee e poi l'abbiamo presentato ovviamente agli artisti perché gli artisti già erano stati selezionati, ognuno aveva già fatto delle proposte molto concrete e si erano attivati ovviamente anche sulla realizzazione proprio dell'opera. Per questo fatto è accaduto, diciamo, a fine novembre. Okay. Quindi ho fatto una chiamata con tutti gli artisti, gli ho proposto l'idea che avevo in testa, però ovviamente questa si poteva realizzare solamente se loro si rimettevano completamente in discussione, sia da un punto di vista artistico, perché ovviamente alcune opere non erano, diciamo, non potevano transitare, diciamo, da quello che era, a quello che doveva essere, diciamo, più sotto una forma di video illuminazione, insomma, più molto diverse, diciamo. E quindi, diciamo, il supporto loro si sposavano la causa, si andava avanti, uniti e si raggiungeva l'obiettivo. Insomma, devo dire che tutti hanno risposto positivamente, forse giusto un paio di artisti, ma solo per motivi di organizzazione loro, perché avevano altri lavori, ovviamente si erano organizzati in un altro modo, quindi non è che c'è stato un problema insomma, nel sposare proprio questa idea e di portarla avanti. Quindi tutti gli artisti si sono rimessi al lavoro, hanno, diciamo, rielaborato quello che poteva essere la loro opera, oppure l'hanno completamente, diciamo, accantonata per il momento e si sono messi a lavorare sotto altre forme. Ognuno ha portato, diciamo, poi alla fine un contributo, anche devo dire molto aiutati dal punto di vista tecnico,
da Simone Palma, che è stato fondamentale, diciamo, proprio per la gestione, insomma, di tutti i contributi, anche perché andiamo in quattro location, ogni volta con quattro, diciamo, proiettori, videoproiettori, e su quattro superfici completamente diverse ogni volta, e all'interno della stessa location ci sono quattro superfici altrettanto diverse. Quindi, insomma, era sempre un po' complicato poi riuscire a collimare bene, diciamo, quello che l'artista voleva esprimere. Infatti alcuni hanno scelto di stare in due o tre location, altri in tutte, perché ovviamente poi il loro contributo Eh sì, video sempre. non si andava a sposare, e quindi giustamente, insomma, hanno optato per farlo solamente su una, su due o su tre location. Quindi è andata così, insomma. Poi c'è tutto questo è l'aspetto, diciamo, nostro, quello che noi abbiamo deciso di fare, come mutare il festival con un nuovo concept, anzi, un concept, un format nuovo. E, poi questo è stato proposto ovviamente alle istituzioni che, bene o male, ci hanno dato il permesso. E quindi si è realizzato, insomma, diciamo. Allora, scusa, vorrei farti questa domanda. Le location, come sono state scelte? Perché mi hanno colpito che sono tutte e quattro hanno delle caratteristiche, a parte l'acquedotto che conosco e che quindi, diciamo, la parte storica. Ma come avete selezionato e scelto queste quattro location? Allora, le location fanno parte sempre del territorio dove il festival è nato e sta continuando, diciamo, il suo sviluppo. Quindi sempre lo stesso quadrante di Roma Est. L'acquedotto, fondamentalmente, mi immaginavo delle location iconiche, ok? Almeno per quanto riguarda il territorio romano. L'acquedotto sicuramente è un'immagine ovviamente che riporta subito a Roma antica, a Roma, un certo tipo di idea di Roma, insomma, no? E quindi, siccome ce l'abbiamo nel territorio, mi sembrava giusto lavorare su questa, sull'acquedotto e sul parco che la ospita. Poi c'è la tangenziale est perché è un monumento, è un'arteria, diciamo, che si è dovuta, come dire, costruire infilandosi in mezzo a case che ovviamente quando era stata progettata non c'erano, ma poi hanno costruito le case e comunque il progetto è potuto andare avanti e quindi si è creata la sopraelevata, si sono creati tutti questi svincoli sopraelevati e quello, diciamo, e poi vabbè, c'è pure un aspetto più personale della prima volta che l'ho vista la sopraelevata, perché siamo andati a vederla proprio con la famiglia, mi ricordo, mio padre, passando, ho detto adesso passiamo qui e vedrete la sopraelevata, e, insomma, forse sarà stato il 75, 76, insomma. E quindi vedere queste strade che volavano per aria, che sfioravano i palazzi, insomma, quindi nel mio immaginario c'è pure. E ho sempre pensato che quella fosse una bellissima strada, comunque. Purtroppo, forse, cioè, sicuramente ha bisogno di un intervento architettonico importante per farla diventare qualcosa che poi ci porta più avanti, no? Quindi farla diventare una strada esteticamente ancora più bella di quello che è, perché insomma, vedere queste curve che volano per aria. Comunque sono delle linee interessanti. Allora, se le andiamo a sottolineare, se le andiamo a rivalutare e soprattutto a ristrutturare con un'idea importante, sarebbe veramente un monumento di luce, di cemento e di ferro all'interno della città. Allora, ho Sì. tante altre domande Va da fare, bene, ma sono troppo. voglio passare a presentare anche gli altri. Tra parentesi, voglio salutare la dottoressa Elena Horn, che è della rivista Light Art. La saluto, lei non può parlare, ma glielo Ciao saluto Elena. perché vedo che sta partecipando. Vorrei adesso passare a Mauro Annunziato, che non vorrei presentarti io, Mauro, ma vorrei che tu ti presentassi. E dicessi, ci raccontassi di che cosa ti occupi, perché lui è un personaggio importante, lavora dentro l'ENEA, è direttore, parla di smart city, insomma, è forse il personaggio più importante qua dentro, no? E rappresenta anche la pubblica amministrazione, speriamo di no, Che Mauro.
Che brutta parola la pubblicità. Dunque, grazie Gisella, che è un po' esagerato. Dunque, io dirigo una divisione in Enea che si chiama Smart Energy e ci occupiamo di città intelligenti, Smart City e Smart Communities. Quindi poi dopo come questa tecnologia cala dentro la società per costruire delle cosiddette Smart Community, comunità intelligenti. Quindi per nostra natura, diciamo un po' per forma personale, è chiaro che è un approccio diciamo sistemico in cui tecnologie e società stanno fortemente insieme. E noi sviluppiamo tecnologie e le applichiamo in molte città italiane e una delle tecnologie chiave, tra l'altro, è lo cosiddetto smart lighting, cioè come illuminare le città in modo tale che all'interno del sistema di illuminazione ci siano tanti altri servizi molto importanti per le persone, incluso il tema dell'ambiente, della sicurezza e così via. E d'altronde anche ho avuto una seconda vita in parallelo alla prima, quindi ho fatto l'artista per molto tempo, facevo installazioni interattive, sono stato attivo per una quindicina d'anni, installazioni interattive che chiaramente si basavano sull'uso della luce, e quindi la luce entra un po' in tutti e due i campi, anche diciamo tentando di superare quel paradigma che tecnologia digitale fosse soltanto proiettare, cioè sostanzialmente proiettare luce, ma in realtà diciamo tentando di scoprire anche come invece più che proiettare immagini, illuminare contesti, che è una cosa diversa dal proiettare immagini, quindi non è l'immagine artificiale, l'immagine reale reilluminata con luce invece digitale. E questa è una frontiera molto importante. E, diciamo un'osservazione, una cosa che io vedo che sta crescendo, proprio facendo questo lavoro, mi rendo conto che, poi stando a cavallo delle due cose, mi rendo conto che è cresciuto tantissimo l'intreccio, sia nelle città ma anche culturale, cioè l'intreccio culturale fra le varie discipline è diventato talmente potente, talmente che diciamo siamo veramente, le barriere culturali in cui noi siamo immersi sono veramente asfittiche. Cioè è veramente necessario passare a un'idea, a un pensiero sistemico molto più aperto. E quindi a me fa molto piacere questo invito, perché diciamo, il concetto principale è ora di finirla col pensiero che la tecnologia la fanno i ricercatori o gli scienziati e basta, e viceversa loro non si devono occupare di arte e viceversa gli artisti fanno l'arte che però non ha niente a che vedere con la tecnologia. Quindi invece io penso che la tecnologia è uno strumento fondamentale. E mi chiedo, ma perché dobbiamo lasciare la scoperta tecnologica ancora sempre in mano a un solo paradigma, cioè quello del profitto? Non ha senso, invece la tecnologia può stare benissimo, quindi un artista può essere assolutamente un inventore, una persona che rivoluziona il suo linguaggio attraverso la tecnologia. E mi sembra che un po' il tema della luce, il tema di questo festival, sia portatore di questo. Su questo l'ultima cosa è: l'artista oggi non è più, potrebbe non essere più, la persona confinata in un contenitore culturale, potrebbe essere trasversale. Lasciatemi dire che potrebbe avere un ruolo fondamentale nell'affrontare uno dei problemi più importanti, cioè la sostenibilità, cioè andare verso, un mondo, un modo di vivere diverso e quindi anche nelle sue opere riaffermare questo principio culturale, quello che deve guidare il nostro sviluppo. Siamo all'inizio di un cambiamento che ormai è assolutamente necessario, quindi l'artista può avere un ruolo di rottura, di trasversalità. E diciamo togliersi quella, lasciatemi dire, io l'ho visto tante volte, una sorta di sofferenza rispetto alla tecnologia, cioè una sorta di eccessiva modestia. Invece no, bisogna prendersela e, diciamo senza remore e andarci dentro e usarla, perché così la possiamo rideclinare. In alcune parti al mondo l'hanno capito, penso all'MIT, penso in Giappone, e hanno messo artisti,
al di sopra della piramide dello sviluppo tecnologico. Quindi ecco, questo è importante e a me sembra che questo festival riesce a creare, diciamo, questa linea che diventa un punto di rottura rispetto alle barriere culturali. Certo, infatti questo festival è un festival urbano di light art urbana, di design, di videomapping, quindi cioè prende vari settori. Adesso vorrei passare alla Isa Tiburcio, l'architetta brasiliana che si è laureata in Brasile, ma Isa, presentati da sola perché penso che sia la persona più adatta per parlare del lavoro che hai svolto in Brasile, del dottorato che tu hai fatto presso il Politecnico trattando il settore proprio della luce, della light art, il rapporto con lo spazio, il rapporto con chi partecipa e con la committenza. Buongiorno a tutti, sono molto soddisfatta di partecipare a questo incontro perché è un'opportunità anche di far vedere un po' questo tipo di domande che mi sono fatta durante il mio dottorato di ricerca. Io sono architetto, ho lavorato in Brasile sia con progetti di architettura di interni, esterno, sia con insegnamento all'istituto universitario durante molti anni. Negli ultimi anni sono venuta a Milano per fare proprio il dottorato di ricerca, proprio quando ho cominciato allora a lavorare un po' con questa ricerca verso la luce, però sempre facendo un rapporto, venendo del campo dell'architettura e dell'urbanismo, io ho lavorato sempre su questo rapporto tra la light art, lo spazio urbano e anche la partecipazione. Certo. E dopo questo percorso, da quando dopo ho fatto questo dottorato, ho cominciato anche a curare alcune mostre, a fare alcuni workshop, a partecipare dei workshop, sempre pensando in questo modo di immaginare un modo di coinvolgere le persone comuni principalmente in questi processi, in processi di pensare lo spazio urbano. E allora sono andata verso la Light Art pensando che potrebbe aiutare a sviluppare delle idee per fare questo, a portare un risultato interessante per questa ricerca. E poi mi pare che tu fai un discorso molto interessante, perché di solito si parla quando partecipiamo a questi festival, di festival non ce ne sono molto, c'è la notte bianca, la notte gialla, la notte rossa, la notte della salsiccia, c'è di tutto, però in realtà di festival ce ne sono pochi, specialmente come questo, come quello che è organizzato da loro, che si occupa non tanto del salotto della città, del centro, dei monumenti storici, e poi faremo anche un discorso sui monumenti storici con Diego, ma occupa uno spazio della città molto importante che, si è cambiato che è cambiato nel tempo, dove si incontra, perché io ho visitato lo spazio, varie etnie, quindi si passa da un ambiente, diciamo, medio borghese a un ambiente dove ci sono tutta una serie di problematiche, di spazi non visibili, non dico abbandonati, ma che non hanno nessuna loro, cioè, anonimi, no? Allora, io dico, tu fai un discorso molto interessante perché dici, allora, facciamo il festival, si fanno le opere, però per fare questo non c'è soltanto la committenza e la partecipazione del pubblico nel momento in cui si vedono le opere. Il pubblico dovrebbe poter partecipare prima a quello che si sta facendo, no? Cioè il pubblico non deve essere impreparato, vai lì e vedi. No, il pubblico, stiamo facendo quell'opera di light art in quel posto per quel tipo di persone. E quindi secondo me è sempre più importante che secondo te, secondo il tuo discorso, il tuo dottorato, quello che io so che tu scrivi e che pensi, penso che sia sempre più importante la partecipazione pubblica, non solo da parte dell'amministrazione che sarebbe fondamentale, perché finché avremo degli amministratori che non capiscono cos'è la cultura della luce sarà difficile. Però bisogna cercare nelle nostre ricerche, nei nostri lavori, di poter avere proprio gli abitanti, le persone che usufruiscono di quello spazio. Dico bene? Esatto, perché io all'inizio mi sono posta proprio una domanda del genere, che com'è che potrebbe,
come può il design incontrare la light art per migliorare la consapevolezza e anche l'estetica, la qualità estetica degli spazi urbani, e includendo però la partecipazione delle persone comuni, della gente comune. Certo. E allora, per rispondere a questa domanda, un primo aspetto sarebbe riguardo la visibilità, perché come vediamo per esempio in questo festival, la light art possiede questa caratteristica, questa capacità di attivare la visibilità di luoghi che io chiamo spazi urbani intermedi. Questi luoghi marginali, anonimi, magari abbandonati, periferici. E io chiamo questo tipo di spazi, spazi intermedi, perché sono spazi potenziali situati alle volte tra tessuti urbani diversi o perché mettono in rilievo realtà urbane e sociali particolari, sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista simbolico. E rendendo visibili proprio questi luoghi, diciamo che rende visibili anche la gente che li abita, che li frequenta, eccetera. E allora, un altro aspetto riguarda la partecipazione delle persone comuni. Nel campo dell'arte, diciamo che c'è la partecipazione come fruizione, una fruizione nel campo dell'arte che può essere un po' contemplativa, può essere anche attiva quando ci sono queste opere che permettono interazione del pubblico. Però c'è un'altra forma di partecipazione che a me interessa particolarmente, che è proprio questa che io denomino partecipazione al di là della fruizione, che è in cui il punto dove scatta la partecipazione del pubblico è proprio, si è sposta verso alla fase iniziale del processo di creazione dell'opera. E allora sono basicamente tre tipi di partecipazione, però quest'ultima mi interessa molto particolarmente. Grazie. Adesso passiamo a quelli che sono i più importanti, gli artisti. Senza di loro il festival non si potrebbe fare. Allora, Flavia, io ho visto, sono andata a studiarmi un po' il tuo profilo, tu sei giovanissima, devo dire, e ho visto che l'elemento che tu tratti molto è l'acqua. L'acqua direi che è per te un elemento importante. Vorrei sapere con che spirito tu hai partecipato a questo festival, perché hai accettato di parteciparti, e come si lega la tua opera agli spazi? Sì, grazie per la domanda, innanzitutto Gisella. Sì, io ho partecipato al festival e come molti artisti partecipanti, la mia proposta iniziale era qualcosa di completamente diverso rispetto a quello che poi appunto è stato messo in piedi. Infatti sono molto interessata al discorso che stava facendo Isa prima, proprio perché la mia proposta originaria aveva a che fare con diciamo la partecipazione del pubblico proprio per la creazione dell'opera luminosa che poi intendevo disporre nella città. Tuttavia, appunto, poi sono cambiate le condizioni e quindi abbiamo dovuto cambiare. Sì, l'acqua per me è molto importante e lo è particolarmente in questo lavoro, perché ho deciso di renderla centrale per una ragione molto semplice, ovvero per il fatto che ultimamente mi sono molto appassionata ai discorsi di idrofemminismo e quindi quest'idea dell'essere acqua. Che cosa può voler dire? Allora, la mia pratica è molto interdisciplinare. Io ho una formazione nelle scienze sociali e in diritto internazionale. Quindi in virtù di questa formazione, diciamo, il privilegio di parlare diversi linguaggi specifici, anche settoriali, accademici, che mi permettono quindi di andare a, diciamo, di inserirmi e apprendere da diversi discorsi che mi interessano.
E poi attraverso l'arte, ed era questa l'idea di questa serie di scritte che ho proposto all'RGB, diciamo l'idea era quella di portarle nello spazio pubblico e quindi invitare il pubblico passante a riflettere su questi temi, che magari ovviamente prendono determinate connotazioni in sede accademica, ma che poi espressi poeticamente, come ho tentato di fare, quindi con frasi assolutamente intellegibili, ma anche polisemiche, aperte, perché dire siamo tutti sorsi d'acqua può voler dire tutto e niente, dipende dal singolo. Quindi era proprio questo il mio interesse, quello di attivare l'immaginazione del pubblico partendo da determinati riferimenti colti, diciamo, accademici in questo caso. Grazie, infatti molto interessante. E adesso passiamo all'altro artista, Diego, che conosco il suo lavoro. Allora, tu sei architetto, artista design. Sì, mi occupo sulla... di vedere quale parte di unire queste tre parti che sono interessanti. Queste tre parti. Io sono architetto, però apposta vorrei che tu mi spiegassi il tuo approccio con lo spazio che sicuramente hai essendo architetto. Posso che tu ti sei ispirato al grande Klein, quindi il discorso del colore. E... beh, quindi spiegami il tuo intervento. Non parto da quando nacque Gesù, ma no. Faccio breve. No, ho sempre affrontato, io nell'ambito del lavoro dell'architetto mi occupo delle gare d'appalto pubbliche, quindi do la consulenza alle imprese per, diciamo, per acquisire nelle offerte tecniche gli appalti. E quindi mi ritrovo spesso ad analizzare progetti e trovare gli elementi migliorativi. E da un po' di anni che ho sempre proposto, diciamo è dal 2009 che faccio questo vero e proprio mestiere, e ho sempre proposto il concetto del cantiere evento. Però mi sono ritrovato in un punto nel 2014 di dire io lo propongo, ma non l'ho mai fatto fisicamente. Allora mi sono messo con le mani in pasta, attraverso associazioni culturali, a sperimentare quello che sono non più tanto il cantiere evento, ma il creare comunicazione e immersività e trasformare un elemento che di norma si blinda all'interno di una struttura urbana, di renderla aperta. E da lì, ecco, è partita la parte di ricerca artistica, che l'ho sempre connessa con la ricerca universitaria, tanto che sono diventato poi nel tempo membro del Laboratorio Internazionale di Ricerca sul Paesaggio del CIRIAF, dell'Università di Perugia. E oltre a quello poi ho collaborato con l'Università di Portsmouth, con altre realtà, sempre per identificare spazi ideali. E il concetto di arrivare a Yves Klein è che c'è stato un momento in cui mi imbatto casualmente tramite, tra le altre cose, un video su Instagram, ecco, di un critico d'arte che racconta la storia di Yves Klein, e mi ha stupito il fatto, cioè mi ha colpito il discorso di un uomo che all'età di 34 anni muore, ma lascia dietro di sé un mondo di eredità, cioè ma veramente ha bruciato veramente tutto in pochissimo tempo. E quella è la cosa che mi ha più colpito. E tra le altre cose si è occupato di tantissime cose, dalla luce, dall'architettura con l'architettura pneumatica e dell'aria, all'arte, al colore e al judo. E infatti questa cosa mi aveva stupito, quarto dan di judo, anche, cioè ci si impegnava e cercava di sfondare con tutto quello che faceva. E allora mi viene voglia di studiarlo e reinterpretarlo.
tanto che però ecco, in tutti i lavori, e quella è la parte, l'influenza dell'ambito del lavoro di architetto, mi è sempre piaciuto creare gruppi transdisciplinari, quindi connettersi e andare a creare un lavoro completo, ecco, che non fosse solo mio. E lì ho coinvolto, che ha accettato volentieri, Gianni Maroccolo, ex Litfiba, CSI, eccetera. Quest'anno compie 40 anni di musica, ecco. E grazie a lui ha reinterpretato la Sinfonie Monotone di Yves Klein. E tramite tutto uno staff di persone che vertono attorno a Gianni, abbiamo creato questo video dove abbiamo semplicemente dato prosecuzione a quello che è stato il manifesto del nuovo realismo, il salto nel vuoto di Yves Klein, e l'abbiamo fatto volare nell'altra metà del cielo, dove lui stesso è diventato il blu. E questo, nonostante avevamo partecipato all'epoca alla call di RHB con un altro staff e con un altro progetto, alla fine ci siamo resi conto che connetterci con il termine naturale poteva essere questo lavoro sul raggiungere il cielo, l'aria, ecco, e quindi giocare anche su un anno che è l'anno 2020, definito a Pantone l'anno del blu, che tra le altre cose, termine del blu è anche un simbolo del blu, è anche la fiducia nel futuro, la speranza. E allora ci siamo guardati un po', io e Gianni, e abbiamo deciso di provare a proporlo come alternativa allo staff, a Diego, allo staff di RGB. Ecco, e quello apparentemente è un video che si proietta su delle pareti. In realtà lì all'interno c'è tutto un mondo, anche quello stacco di buio assoluto iniziale dove c'è quel cicaleccio definito da Gianni. Poi tutto il percorso di arrivare poi a un bianco assoluto che per Yves Klein rappresentava il vuoto, e quindi un po' come arrivi nella totalità del blu e poi passi al vuoto, il bianco, per poi rinascere. Ecco. Era un po' dare anche una giustizia a quest'uomo, una reinterpretazione a questo giovane uomo che è stato un grande, ecco. Certo. E farlo un po' rivivere. Grazie. Dunque, io mi auguro che le persone che stanno partecipando seguano il festival che viene trasmesso in diretta tutte le sere, perché altrimenti sarebbe stato interessante far vedere almeno un'immagine delle vostre opere, perché stiamo parlando in generale, forse chi è collegato, non so se ha partecipato, ha già visto il vostro lavoro, però hanno mezzo di poter vedere, informarsi su quello che voi state facendo. Adesso devo prima di tutto fare una domanda agli organizzatori. Quanto tempo abbiamo per parlare? Penso un'altra oretta sicuramente. Va bene, no, perché io posso andare avanti fino alle 4. Allora, sì, non ho problemi. Perché la pausa pranzo e poi riprendiamo. Perché gli argomenti da trattare sono tantissimi. Adesso una domanda per tutti. Signori, tutti abbiamo vissuto il trauma del coronavirus. E dobbiamo dire che questo... che ci ha cambiato completamente la vita. Per esempio a me ha cambiato completamente, nel senso che ero abituata ad andare all'università, a stare con i miei studenti, tanto che ho scelto di fare le lezioni in classe finché ho potuto, anche se i miei studenti avevano tutti la mascherina, anche perché il Politecnico era semi vuoto e secondo me era un posto sicurissimo, però a un certo punto ci hanno bloccato e le lezioni sono online. Allora, io trovo che questo mezzo è un mezzo importante, un mezzo che sicuramente modificherà la nostra vita, sicuramente ci darà la possibilità di comunicare con più persone, come stiamo facendo oggi, no? Cosa che sarebbe difficilissimo.
Ma per me è sempre traumatico. Io sono abituata al rapporto diretto. Vi dirò che nel momento in cui ci daranno la possibilità di smettere di fare tutte queste call, perché io inizio la mattina, finisco la sera senza voce, e vorrò tornare a visitare il festival direttamente a Roma, a rincontrarmi con Diego, con Sara, con gli artisti, a vivere con loro queste emozioni, perché l'emozione che ti dà la presenza non c'è piattaforma che te lo possa dare. Però devo dire che sono grata a questo mezzo tecnologico, perché ci dà la possibilità, nonostante tutto, di far, di parlare, di realizzare delle cose interessanti. Ecco, da voi vorrei sapere che cosa ha significato il coronavirus, cioè come ha trasformato la vostra vita lavorativa e come pensate che sarà la vostra futura vita lavorativa. Direttore. Ah. E, allora, il coronavirus sta continuando a modificare, diciamo, le nostre vite, insomma, siamo in una... Io lo vedo un acceleratore, lo considero un acceleratore, e lo considero un'opportunità, è stata un'opportunità per il festival, perché ci ha stimolato nel cercare di trovare una soluzione alternativa e quindi a sperimentare un nuovo modo di fruizione anche da parte del pubblico sul festival, e la sfida maggiore è stata ovviamente realizzarlo, insomma, perché poi scontrarsi con la burocrazia, i burocrati, le leggi, però per fortuna la burocrazia è fatta in modo tale che se stessa non capisce se stessa, quindi automaticamente non si comprendono fra di loro, ok? E questo, diciamo, una volta che hai capito quello, tu sai come parlare con la burocrazia. Quindi il coronavirus, mettendo da parte ovviamente il dramma umano, che non prendo in considerazione adesso qua perché non è il caso, però appunto proprio per superare il dramma umano che stiamo vivendo, questo deve diventare uno stimolo forte per tutti di un cambiamento, ma non il cambiamento che passi, cioè invece di girare un po' sposti la bussola di 3 gradi, no. La bussola non serve più, perché la bussola non ce l'ha nessuno adesso, diciamo, con la direzione giusta. Però riuscire a dire, ok, se fino adesso si è fatto in un certo modo, incominciamo a vedere il risvolto che non abbiamo mai visto, quel risvolto che abbiamo tenuto da parte. È lì che, secondo me, bisogna andare a lavorare. Questo tutte le persone, tutta l'umanità in generale, sto facendo un discorso molto ampio, insomma, non del festival, ovviamente del mio personale, insomma. Quindi questo è un po' lo spirito che dovrebbe dare, anche perché questo, se incomincia a vedere le cose come la possibilità che nei possibili futuri che ci possono essere da qui a 2, 3, 4 anni, perché questo è il tempo, diciamo, certo, non prima, però bisogna mettere le fondamenta. Io penso che, appunto, come diceva Mauro, ieri nell'incontro che ho fatto con gli artisti ho lanciato un po' questa provocazione di presentare una lista di artisti per il Parlamento. perché comunque non ci sono in Parlamento degli artisti, quindi è ovvio che è una mancanza, no? Che ci abbiamo gli avvocati, ci abbiamo i psicologi, ci abbiamo gli scienziati, però poi un artista, 2 artisti, 3 artisti, 4 artisti, 10 artisti che stanno dentro, che abbiano non abbiano la paura di cambiare, non abbiano la paura di dire la verità. E questo invece la politica ce l'ha fortemente, perché è come costipata su se stessa, su meccanismi 800eschi, se direi 800eschi, neanche 900eschi. Senti, questo... tu però tornerai a fare il festival in presenza? Allora, ci ho pensato in questi giorni, siccome io purtroppo sono uno che sin dall'inizio parlò che per 5 anni ci portiamo avanti questa storia, e tutti mi hanno dato, porti sfiga, ho detto, no, ma insomma, basta vedere le altre pandemie, cioè non è che bisogna
bisogna andare tanto a fare ricerche. Quindi stavo pensando, proprio in questi giorni, detto, secondo me lavorare su questo format anche nel prossimo anno secondo me è importante, perché non posso cominciare a lavorare in un modo e poi dopo tornare indietro. Allora, decidiamo che pure il 2021 è così, abbiamo preso questa direzione, è fattibile, sappiamo che funziona, almeno poi posso lavorare un anno, sta festa, e non 25 giorni. Anche per gli artisti, soprattutto. Ecco, anche per gli artisti, certo che sicuramente hanno avuto un grosso lavoro da fare in fretta. Poi, Mauro, tu cosa ne pensi? Senti, io sono assolutamente d'accordo con Diego nell'idea che in realtà la pandemia è stato un acceleratore, è un acceleratore. E non vorrei citare sempre la solita frase di Einstein che dice che l'evoluzione è in corrispondenza di grandi crisi. Però provo un attimo a vedere quello che sta succedendo anche in questa esperienza, no? Si è trasformato il festival e in effetti è entrato in una dimensione molto particolare, sta toccando secondo me una dimensione che è stata citata da diversi di voi, cioè il tema della rigenerazione urbana. La rigenerazione urbana è una rigenerazione anche culturale, che non significa sovrascrivere quello che c'è, significa andare a cogliere l'identità che esiste e diciamo farla riemergere. Cioè, nel passare per una via della periferia romana, se io in quel momento comincio a capire che quello è il posto dove è nato, è stato girato al neorealismo, dove ha vissuto Pasolini, o cioè capite che è un'altra cosa, diventa un'esperienza la città. Quindi la città idealmente potrebbe essere una esperienza espositiva, un contesto espositivo fantastico. E anche un tema molto interessante è stata citata prima da Flavia, cioè il tema quando la partecipazione comincia addirittura a diventare co-creazione è molto interessante, perché diventa qualcosa, una partecipazione attiva, non solo come fruizione, ma anche come partecipazione. Io ho una proposta shock, provocatoria, per Diego. Diego, perché non ci prendiamo un anno, il prossimo, il 2021, per organizzare un vero e proprio progetto di rigenerazione urbana? Cioè il festival nel 2022 dura un anno, con installazioni permanenti direttamente, e allora lì facciamo un progetto di rigenerazione urbana che diventa rigenerazione culturale, che si accende tutte le sere, poi dopo un anno si cambiano installazioni. Cioè forse un salto di qualità, quando l'arte comincia a cambiare la città, capite che è un salto interessante. È, diciamo, difficile da realizzare, però perché no? Perché no? Proponiamoci come quelli che la cambiano la città, non solo quelli che fanno un'agopuntura e poi si stacca la spina, no? Certo, hai ragione. No, infatti, diciamo, uno degli aspetti è sempre quello di passare dall'effimero al permanente, no? E, ci ho provato i primi anni, devo dire, ma non tanto ovviamente per trovare il modo di fare questo, ma poi perché questa cosa poi possa rimanere. E lì la burocrazia diventa quasi insormontabile, quindi diciamo che forse là serve veramente, come dire, la forza politica. Certo, ma quando chiudiamo i musei, quelli all'aperto invece rimangono accesi, quindi forse la burocrazia è stata scossa da questa No, certo, infatti, ma già il fatto che noi siamo riusciti a farlo evidentemente ha mandato in crash, ma io parlo anche rispetto, infatti mi vorrei confrontare anche con altri che fanno, altri operatori culturali su Roma, e dire: ma perché noi siamo riusciti a farlo e voi no? Cioè, qual è stata la cosa che non ha permesso questo? E quello deve essere importante, perché ci sono anche altri elementi, altre attività culturali che più o meno si avvicinano nel nostro campo, che però sono andati in streaming, no? Perché il streaming è la soluzione, l'effetto placebo, no, non volevo dire effetto placebo, comunque è quell'effetto semplice per cui sembra che tutto è a posto, e diciamo, è istituzionalizzato lo streaming, quindi lo fai streaming, ah sì, va bene, se 2 anni fa dicevo che facevo il festival in streaming, dicevo non ti davo una lira, no? Ovvio. Quindi evidentemente è stato approvato. E invece riuscire a trovare l'escamotage, c'è sempre l'escamotage comunque, perché non è che stiamo facendo la cosa così. C'è un escamotage. E l'escamotage è la lingua italiana, l'escamotage è la burocrazia, l'escamotage
è che è sfruttare l'ignoranza degli altri. Questo è l'escamotage per fare le cose quando vuoi riuscire a fare, senza, mantenendo tutto in regola, perché ieri è venuta la municipale, è arrivata un po' incattivita, poi gli ho dato i foglietti e sorridenti perché non dovevano lavorare, perché ovviamente perché se lo vedono che è tutto a posto, non devono lavorare. Ok, grazie, sono buoni, arrivederci. Se invece abbiamo questo che c'è, perché ti manca questo? Perché manca? Era un lavoro, no? Invece così erano tutti sorridenti. E niente, vabbè, questo mo per... Sicuramente, diciamo, l'attività, farla rimanere permanente all'interno di uno spazio urbano, quello è un aspetto importante, ogni volta ci proviamo. Quest'anno, diciamo, è il primo anno per il quale abbiamo sicuramente la certezza di farlo e anche per il prossimo anno, quindi abbiamo un finanziamento per il 2021 e 2022. Questa è la prima volta che accade e quindi sicuramente la modalità anche di organizzazione cambierà. Certo, avrai tempo. Sì. Isa, e a te cosa ha voluto dire questo impatto del coronavirus? Cioè, come il coronavirus è entrato nel tuo mondo privato e, ma più che altro, lavorativo? E secondo te, che cosa ci lascerà a livello tecnologico, a livello di creatività, a livello anche di aver avuto tanto tempo per poter pensare e quindi di essere rimasti con noi stessi a osservare le nostre case, la nostra città vuota, no? Per la prima volta vuota. Io la vedevo sempre piena a Milano, improvvisamente ho scoperto i monumenti di Milano. E per te? Per me questa esperienza di coronavirus è venuta proprio nel momento in che io stavo descoprendo la città. Avevo tempo per circolare tranquillamente, per scrivere sulla città, le mie impressioni, eccetera. Proprio in questo periodo, poco dopo che avevo iniziato a fare delle lunghe passeggiate per la città tranquillamente, senza fretta, è avvenuta questa cosa proprio in questo punto. E allora io parto con una voglia, allora mi sono dovuta a stare chiusa di nuovo a casa e praticamente sono veramente stata molto, tutto il tempo, molto di più di che una buona parte delle persone. E la questione è che quello che porto con me è una voglia di condividere di più, perché ho partecipato in tante di queste conversazioni online, eccetera, sono strette più i lacci, no? Con tante persone. E allora una voglia di condividere di più le conoscenze diverse con gli altri e anche di imparare dalle saggezze degli altri. Perché io penso che adesso abbiamo, in questo momento, noi abbiamo un'idea di futuro che mi sembra un po' più, ancora più incerta di quella idea di futuro che avevamo prima. E allora dobbiamo trovare altri strumenti per risolvere questa equazione, per immaginare possibilità di fare. Allora penso in questa questione anche che ha detto Mauro, della tecnologia, di imparare, di condividere. Quando gli strumenti sono messi a disposizione delle persone, tante persone da un giorno all'altro imparano a fare delle cose che non potevano mai immaginare prima. E allora anche questo mi lascia come una idea di possibilità di continuare un po'. È chiaro che preferisco stare di nuovo nella città, in presenza con le persone, dal vivo, eccetera. Però mentre non sappiamo esattamente che cosa ci aspetta, impariamo qualcosa a partire di questa esperienza che ha forzato imparare da un giorno all'altro alcune cose. Certo. Flavio, a te come artista, allora Mauro ha lanciato l'idea, lasciamo un segno nella città, basta non solo fare 3 o 4 giorni di festival e quindi fare un'esperienza anche per la gente che usufruisce di questo festival, ma cerchiamo ogni anno di lasciare un messaggio, di costruire un piano di lavoro, di light art, di design nel tessuto urbano. Quindi tu sai che c'è una grossa differenza tra le installazioni temporanee e quelle permanenti. Tu come la pensi?
Beh, io anche contestualizzando rispetto al discorso sul coronavirus, visto come un acceleratore, un'opportunità, piuttosto che come qualcosa di negativo, come indubbiamente è anche, credo che sarebbe molto bello e molto importante, soprattutto perché, appunto, come diciamo, esponente di una delle categorie invisibili, più toccate dalla crisi economica derivante dal coronavirus. Gli artisti visivi non sono stati inclusi in nessun tipo di ristoro, ad esempio. Infatti sono nate associazioni come AWI, Art Workers Italia, giusto per citarne una, che appunto si stanno battendo per dire ci siamo anche noi, esistiamo. In un paese in cui Conte, ad esempio, riferendosi agli artisti, aveva detto gli artisti che ci fanno tanto ridere, quindi evidentemente avendo in testa magari artisti di teatro, della commedia specificamente, non lo so. Fatto sta che, per rispondere alla domanda, ovviamente quest'idea di avere delle opere d'arte permanenti all'interno della città in un museo aperto sicuramente aiuterebbe tantissimo a rendere più visibile l'esistenza dell'arte contemporanea in Italia, che sì, è un paese culturalmente ricchissimo, però molto spesso si parla di cultura del passato, non del presente, e a questo punto non so se del futuro. Quindi ben venga qualsiasi cosa che sia appunto pubblica, accessibile e contemporanea, che parli il linguaggio di oggi e del domani. Poi la luce è un grande mezzo di trasmissione, no? Sì, per tutte le qualità che dicevamo prima anche. In Germania mi raccontava l'artista Alessandro Lupi che quando è iniziata la pandemia, gli hanno dato, lo Stato gli ha messo nel conto 5.000 euro. Sì, la Germania, ma come tanti altri stati, anche la Spagna e la Francia, hanno veramente supportato i loro artisti perché appunto lo vedono come un investimento sul presente e sul futuro. Devo dire, in Italia anche si è iniziato a muovere qualcosa, il MIBACT ha iniziato a fare dei bandi, c'è stato recentemente Cantica 21, però non sono nulla. Nulla rispetto a ciò che hanno fatto gli altri paesi. Quindi speriamo in un'accelerazione positiva in questo senso anche. Diego. Ecco. Ci sono. Mi viene in mente che Ezio Bosso diceva che l'arte porta al benessere sociale proprio, è benefica, fa bene alla società. Io penso che operazioni come il festival siano operazioni mi viene adesso vado a citazioni, però Alessandro Zannier, che è in arte 8DX, un musicista e artista visivo, ha dichiarato ultimamente in radio: serve una rieducazione alla complessità. Ecco, io penso che operazioni come l'RGB aiutino a educare al bello. La gente comune, come diceva anche prima, scusa Isa, ecco, che io mi sono preso appunti perché mi è piaciuto tantissimo un po' tutti gli interventi, anche di Mauro, il discorso di dare visibilità ai luoghi, ma i luoghi sono fatti delle persone, quindi infatti hai detto della gente che ci abita. Ed è fantastico, è fenomenale l'operazione di Diego e di RGB, perché ieri si diceva sul discorso di essere all'interno di una realtà torpignattara, cioè che poi può essere piccolo o grande. Prima dicevi, cioè prima, ieri dicevi come numero di abitanti equivale quasi a non so più, a Brescia, giusto, dicevi? Sì, diciamo il municipio dove siamo noi sono 250.000 persone, Brescia ne ha 60.000. Brescia fa dei bandi sulla cultura da 1 milione e qui fanno bandi da cultura per 800.000 euro per tutta Roma. Cioè, C'è una. grossi problemi, insomma, no? È favoloso, però per Roma quel luogo lì
è uno dei municipi ecco, di Roma, ecco, è uno dei tanti luoghi di Roma ed è fantastico perché vuol dire che si va a lavorare su, rifacendomi a Mauro, a lavorare di agopuntura. Ecco, il concetto di agopuntura urbana è interessante. Il mio timore è che portando, allora, un evento come spot, come l'RGB, che in 3 giorni ti sconvolge un universo, a parer mio, e poi un po' l'ho condiviso anche con altre realtà, che gli abbiamo dato per dire una definizione come quinto paesaggio, ecco, rifacendoci un po' anche al primo, secondo, terzo paesaggio e quarto, fino al terzo è di Gilles Cramon, il quarto è di un'altra associazione milanese, tra le altre cose. Vabbè, però ecco, come quinto paesaggio gli abbiamo dato come concetto il fatto di avere queste operazioni spot che scardinano la regolare vita quotidiana di un luogo e permette di vedere quel luogo in una maniera inedita, che dove veramente, ecco, il cittadino può rendersi conto che, cavoli, ma casa mia può essere veramente, il mio quartiere può essere veramente un gioiello e io non lo sto curando come tale. E quello potrebbe essere un effetto, ecco. La mia paura che ho visto anche in altre realtà, come può essere la realtà torinese, è che sì, operazioni che da spot diventano come dire, fruibili tutto in un arco ampio, quindi un anno, però passano come abitudine, ecco. Mm-hmm. Noi dovremmo essere in grado, come artisti, qui mi metto, parlo come artista, allora creare quello che diceva Flavia e Isa, opere che diventano intercambiabili, cioè che parlano quel linguaggio contemporaneo del cittadino, e allora che cambiano con il cittadino, cambiano a seconda anche dell'umore della realtà urbana. Mi viene in mente, per dire, il progetto Nuvola di Massimo Di Leo, Gaia Riposati, che mi ha citato spesso Carlo Infante, dove c'è questa nuvola che prende input da altre realtà, Instagram, eccetera. Oppure il lavoro bellissimo che ha fatto l'anno scorso Marco Brianza tramite Instagrammare delle immagini e trasformarle in luce. Ecco, quella interazione bellissima, ecco, quella è stupenda. Un lavoro che dovevamo portare per RGB con Marco e poi con Flavio Ferri dei Delta V e lo scrittore anche Davide Mazzocco, che ha scritto Cronofagia, era tutto un lavoro di interazione dell'immagine e della percezione del tempo. E solo che, ecco, chissà, in un altro futuro, ecco. Però ecco, diventa interessante. Poi, vabbè, c'era in mezzo anche una regista e un altro architetto, un collega, ecco. E diciamo che è bella questa interazione con il pubblico e trovarla, ecco, forse una trasformazione di quello che potrà essere nel futuro, per dire il prossimo anno, l'RGB, e trovare questa interazione tra ciò che si proietta e il pubblico, ecco. Cioè, è quello, il pubblico che è in piazza e il pubblico che è dietro gli schermi, per dire, che se lo guardano come me lo sono visto io finora su Instagram, su YouTube o su Facebook. Ecco. Certo, completamente diverso. Allora Diego, io volevo chiederti una cosa, visto che anche tu sei abbastanza polemico sul fatto di usare le facciate di chiese o di palazzi storici per dare delle pennellate di luce, no? Come abbiamo visto anche
cioè, da quando c'è il coronavirus, a parte la bandiera italiana, i colori della bandiera italiana sono apparsi da tutte le parti. Forse era meglio se facevano una bella bandiera fatta da un artista, piuttosto che colorare tutti i monumenti dei tre colori della bandiera italiana. E vorrei ritornare proprio su questo, sul concetto di cultura della luce, perché ho visto, per me è uno strazio tremendo, l'intervento che hanno fatto all'Aquila, sulla quella bellissima chiesa. Oltretutto c'era già un progetto fatto, e mi ricordo i primi progetti che sono stati fatti dall'Aquila, a cui ha partecipato anche Fabrizio Cornelli, che lavora con l'Ombra, e devo dire che quando l'ho aperto ho detto, mio Dio, è carnevale, cioè, nel senso che non riuscivo a capire come la luce si rapportava con lo spazio architettonico, con questa facciata splendida che scompare completamente, no? Oppure tutti gli alberi di Natale che appaiono nelle città, noi abbiamo quel terribile albero della Coca-Cola in Piazza Duomo, che veramente è il massimo di quello, almeno avessero dato la Coca-Cola gratuitamente a tutti, ma veramente è una delle cose più brutte che ho visto in questi anni. Milano che è stata colpita, che ha avuto una pandemia enorme, la città dell'industria, del corpo. Non capisco, culturalmente non riesce veramente a uscire, non riesce veramente a dire, i miei artisti, ci sono gli artisti, facciamo un concorso e illuminiamo questa città, diamo, a parte che non si può fare un'installazione in Piazza Duomo perché sono talmente tanti le luci e lo spreco in generale delle vetrine, anche il Museo del Novecento, l'installazione di Fontana è diventata la cartolina della città, sembra un lampadario. E quindi dico, ecco, io vorrei veramente creare un sito o qualcosa per dire, signori, rispettiamo l'architettura, non vuol dire che dobbiamo, ma non possiamo usare sempre come sfondo San Pietro, oppure ci sono tanti spazi anonimi dove si può veramente usufruire di questi spazi, di questi edifici come schermo, no? Basta vedere l'installazione che è stata fatta da Sebastiano Romana per la Frida Kahlo in uno spazio qui a Milano, anonimo, dove invece che intervenire con i graffiti si interviene con la luce, no? E quindi si potrebbe anche lasciare un elemento stabile. Ma quello che non sopporto più è di vedere i nostri monumenti, le nostre fontane invase da colori senza nessun criterio, cioè diventano show. Ecco, vorrei sapere cosa ne pensate. Posso dire una cosa? Mi riferisco a Isa. Prima parlava di spazi urbani intermedi, e sono quelli che hanno veramente la necessità di essere riscoperti e di ritrovare una loro narrazione. E quello che secondo me è la parte narrativa di tutti questi spettacoli, eventi, forme di pitturazione, di tatuaggi sugli edifici. Ecco. Adesso mi viene in mente, anche per dire, ultimamente c'è stata una grossa polemica per la proposta di San Petronio, si chiama, di Bologna, sì. che la vogliono riempire un po', hanno buttato lì la proposta di riempire il suo non finito in verde, ecco, con il verde vero, ecco. Mi viene da sorridere perché sono nate tutte queste forme, ecco, con la pandemia si è creata tutta questa forma di quasi, mi viene da dire, delle fazioni, chi ragiona che il verde è quello che dà ossigeno e quindi quello che ci salverà dal mondo, e chi invece ragiona sì sul verde, ma un verde ragionato e trasformandolo, come per dire stanno facendo nella città di Prato, ecco, che stanno lavorando tanto sulla giungla urbana. E ci sono diverse realtà, ecco, e quello che secondo me manca è un confronto appunto con realtà dei giovani artisti, più che passatemi il termine, più che dai 60 in su, andate più in giù a sentire i ventenni, le nuove generazioni, quelli che veramente usufruiranno di quegli spazi nel futuro e
che forse hanno perso in questo periodo veramente la sensibilità e l'attaccamento dei luoghi, ecco, forse quello manca, ecco, un attaccamento positivo, mi viene da dire, ecco, affettivo, che forse è quello che manca, ecco, non lo so. Poi io fondamentalmente, poi ve lo dico, sono buddista e quindi ho quella ho quel forma mentis proprio del qui e ora, ma del ragionando anche nel futuro, ecco, per dire, la pandemia è stato un acceleratore, ma è stato un acceleratore che ci ha permesso, secondo me, di riconoscere ancora di più, forse non in tutti, ma nella maggior parte delle persone, il rispetto nella vita dell'altro. Io ho paura di vedermi con i miei genitori, che sono settantenni, perché ho mia moglie che lavora in una struttura sanitaria e quindi non voglio assolutamente attaccare un qualcosa, essere portatore. E io penso che questo ci ha portato a questa sensibilità qua, ecco, di attenzione. È vero però che dobbiamo ritrovare, come stiamo facendo con l'RGB, per dire, di trovare delle soluzioni per ritornare a una vita sociale, perché è quella di cui l'essere umano ha bisogno, delle relazioni. Gisella, tu dicevi internet, lo streaming, così, il parlarci nella piattaforma. È snervante per certi versi, sì. Però ci ha permesso di incontrarci. Io, per dire, l'anno scorso non ero riuscito a esserci alla bellissima presentazione, confronto con dove c'era anche Marco, ecco, perché mi sarebbe piaciuto tantissimo ascoltarlo, ecco, e non c'ero riuscito, per dire. Però è vero, ma infatti noi, per esempio, all'università con i nostri studenti, io nel mio corso quest'anno facciamo proprio... ho fatto partecipare artisti e lighting designer per fare dei progetti, no? Cioè per portare dentro. Devo dire che le revisioni partono dalle 10 della mattina e vanno fino alle 8 e mezzo di sera, quindi è una cosa da spararsi. Però voglio dire, Mauro, tu cosa ne pensi? Voi come intervenite? Voi cosa state facendo di interessante a livello progettuale nel vostro campo? Certamente, operando all'interno delle città, è chiaro che quello è un tema fondamentale. Noi lo vediamo molto da un punto di vista, noi come diciamo Enea, dal punto di vista energetico, ambientale. Mm-hmm. Però questa visione non è mai scissa da quello sociale. Diciamo l'idea centrale è quella del capitale umano, cioè il valore delle cose immateriali a volte valgono di più di quelle materiali, quindi è chiaro che bisogna far crescere le persone, quindi bisogna far crescere il contesto. Mi piace l'idea che hai detto tu prima di ripartire, diciamo, piuttosto che puntare ai monumenti importanti e così, viceversa lavorare sul resto, sugli spazi intermedi. Questo mi ha fatto ridere, voi a Milano avete l'albero della Coca-Cola, noi abbiamo a Roma abbiamo il famoso Spelacchio, non so se sapete, è l'albero di Piazza Venezia. Però paradossalmente Spelacchio è diventato, come dire, un piccolo simbolo romano, no? Più brutto, però forse più amato del non l'albero della Coca-Cola. Ora, voglio dire, secondo me bisogna lavorare sul tema della disponibilità degli spazi. È bella l'idea, credo, di Flavia, dell'idea i ristori per artisti. Poi pensate al recovery plan, quindi ci saranno molti investimenti. Non è detto che siano necessariamente soldi, potrebbero essere spazi, potrebbero essere attrezzature, cioè darti la possibilità anche a rotazione di creare gli spazi espositivi. E lo farei assolutamente nelle zone intermedie, ma non con l'idea di dire arrivo io con la mia opera che mi sono fatto per conto mio e la piazzo lì. No,
L'idea è entriamo dentro quel quartiere, entriamo dentro quella storia, lavoriamo in quella storia, non diciamo in modo asettico. Quindi un po' mi hai fatto venire in mente l'idea, mi chiedo perché i murales hanno funzionato, perché Orgosolo cambiò quando furono prodotti i murales, ma quante città sono cambiate, il Pigneto pure, insomma, c'è. Perché non possiamo pensare anche a un murales digitale, che poi ruota anche, no? Quelle esistono, sono opere permanenti, stanno negli spazi interstiziali della città e oltretutto sono molto ben integrati in quella storia. Quindi quello potrebbe essere una modalità molto interessante. E poi l'altro discorso è far parlare le persone, ribatto sul tema della co-creazione, perché non questi spazi? Noi abbiamo fatto un progetto che poi, diciamo, a un certo punto non siamo riusciti a portarlo fino in fondo all'Aquila, cioè delle zone espositive in cui, che, diciamo, tra artisti ci sono anche cittadini. Abbiamo creato un sistema per cui da casa tu mandi delle immagini, per esempio la storia, fotografie di 30 anni fa, 40 anni fa, partecipazione con aspetti, diciamo, più cittadini, in modo che le persone partecipano in questo processo. Quindi io credo che dobbiamo avere più coraggio nell'essere un po' più incisivi nel trasformare le cose. Dobbiamo farlo in modo potente e coordinato, perché si può fare, oggi ci sono, secondo me, le possibilità. È chiaro che non bisogna solo pensare in termini di io vado lì e faccio la mia opera. No, bisogna, e guardo soprattutto Diego nel rettangolino, bisogna creare un modello di business che possa, diciamo, permettere di esprimersi, lo possa anche portare a casa, per esempio, della rigenerazione di un quartiere. E allora a quel punto i fondi non vengono solo dall'arte, vengono anche in altri bandi da cui puoi prendere. Cioè bisogna anche pensare in termini un pochino diversi, un po' più trasversali. Ci metti l'energia, ci metti la rigenerazione urbana, la rigenerazione sociale e ci metti l'arte. Usi l'arte per fare altre cose. Quindi anche il modo per andare a fare il fundraising deve essere un po' più trasversale, però così ce la possiamo fare. Beh, non dobbiamo noi stessi essere i primi a settorializzarci in certi contenitori culturali. No, e sarebbe anche interessante che gli artisti che lavorano in uno spazio abbiano un incontro tra di loro, no? Cioè che lo spazio sia condiviso, per esempio come quando si organizza un curatore, organizza una mostra, cosa fa? Prende lo spazio e poi insieme agli artisti decide come collocare le opere. Dovremmo agire così anche all'interno della città, non si può dire quello prende la piazza, quello prende la cosa. È interessante che come Renzo Piano ha lanciato l'idea delle periferie e quindi il recupero delle periferie, con questo recupero, com'è che l'arte è rimasta fuori? L'arte fondamentale, l'arte pubblica, non esiste più. Cioè, sì, non Gisella, volevo dirti una cosa. In quel progetto noi ti diamo fuori un concetto che è il concetto di smart node, cioè è un punto della città in cui lo spazio è ibrido, cioè è sia fisico che virtuale. In quel momento, in quel punto, ci sono piazze virtuali in cui le persone possono arrivare, ma c'è uno spazio fisico, quindi lavorare sullo spazio ibrido, che significa fisico e virtuale. Certo. Volevo dire una cosa riguardo appunto ieri, allora, diciamo, RGB è un progetto, quindi c'è una progettualità, ma c'è anche un grande aspetto che è la casualità. Una casualità che è dovuta al fatto che nel momento in cui noi andiamo in quello spazio, quello che abbiamo pensato lo stiamo riproponendo, ma poi non è detto che sia esattamente come il render ci ha mostrato e come la nostra testa ci ha mostrato, la nostra immaginazione. E quindi appunto proprio riuscire a lavorare negli spazi, mi allaccio un po' a Mauro, non sono solo i soldi, ma pure avere la possibilità di, invece di stare 3 giorni su quella piazza e lavorare, sicuramente il progetto sarebbe stato una cosa molto più elaborata, non complicata, elaborata e anche più raffinata su tanti punti. Ieri me ne sono accorto perché appunto pensavo c'era questo murales fatto da Etam, che un duo di artisti polacchi avevano fatto, mi sembra un 4-5 anni fa, questo murales,
dove stavamo ieri nella location, e mi sono messo lì con il laser a fare la cosa più semplice, cioè a tracciare delle linee che riprendessero, diciamo, la figura, e levare poi la figura, ovviamente, quindi non era illuminata. E questo, ho detto, questa è una grande possibilità, no? Perché con un mezzo che consuma pochissimo, perché stiamo parlando di un laser, qui stiamo parlando di 6 watt, 14 watt in tutto, quindi la lampadina più stupida che abbiamo in casa, una macchina che non ha un costo eccessivo, diciamo, quindi quello potrebbe essere una macchina fissa lì, che poi ogni settimana, ogni mese, un artista si mette lì, prepara e la lascia fissa. Questo è un po' anche un qualcosa che va sviluppato sicuramente, insomma. Io presentai un progetto a un bando a Cava dei Tirreni per l'illuminazione del chiostro, adesso non mi ricordo neanche, ed era un'installazione solo di laser, e pensavo che un po' la capacità era quella di, diciamo, non solo l'idea, insomma, la possibilità, o le immagini che avevo mandato che potevano essere accattivanti per chi poi doveva giudicare, ma era proprio la possibilità che si poteva tranquillamente, scusate, si poteva tranquillamente modificare tutto in qualsiasi momento, da qualsiasi parte del mondo, oltretutto, perché ho fatto tutto un collegamento, diciamo, Ethernet, quindi tranquillamente io da casa mia, un altro artista da un'altra casa, poteva cambiare tutte le facciate di interno di questo chiostro. Hanno vinto dei sagomatori, dico solo questo. Fissi, che saranno arrugginiti adesso. A prescindere, diciamo, dall'aspetto artistico, non lo metto in discussione, no? Però insomma c'era pure quest'altro aspetto. Quindi è ovvio che questo è una cosa molto importante che va portata avanti, e bisogna trovare gli spazi, le possibilità di tempo proprio, e l'economia per sviluppare questo tipo di arte, che può essere fruita da tutti gli artisti, poi questa è la cosa incredibile, no? Certo, poi dobbiamo anche pensare che questi artisti devono anche vivere del loro lavoro, che questo è un tema molto importante. Io conosco tantissimi artisti che fanno l'artista e un altro lavoro, perché tutti non sopravvivono. Tutti. Sono pochissimi quelli che riescono, si contano sulle dita, oppure sono quelli importanti, conosciutissimi, che chiedono un sacco di soldi per fare le loro installazioni, ma sono i più vecchi, insomma, no? E questo è molto importante, perché se vogliamo portare la light art come linguaggio nel territorio, veramente ci dobbiamo occupare che gli artisti che possono partecipare devono essere retribuiti, perché altrimenti non si sa di che cosa dovrebbero vivere, di aria? Non è possibile. Mangiano, bevono come tutti, e quindi questo è un punto sul quale secondo me dobbiamo batterci per renderli operativi e perché possano partecipare a quello che è il progetto urbano. Lo so, però se poi il messaggio principale che arriva, già diciamo l'artista per proprio un sentore comune non è uno che lavora, ok? Partiamo da questo punto. Allora lì ci deve essere un lavoro anche poi di comunicazione e di presentazione e di valorizzazione. È ovvio che se poi, appunto, come dice Flavia, il Presidente del Consiglio ci paragona a Pulcinella servito dei due padroni, e che va bene, figuriamoci, non è quello, però se la sbriga così, come di tanto ci fanno dire, vabbè, mo mi ci dispiace, però poi non è che è successo qualcosa, effettivamente. Quindi questo è un altro lavoro culturale che va fatto, importante, e bisogna iniziare ovviamente dalle scuole. Noi abbiamo sempre fatto dei laboratori nelle scuole elementari, quest'anno ovviamente no, però quelle li facciamo, dei laboratori streaming, però ovviamente proprio nella scuola devi iniziare a far capire, per quanto ci riguarda ovviamente, giocare con la luce, vedere le possibilità che ci sono, e lavorare col buio ovviamente, quindi stare nel buio per poi cominciare a accendere e vedere come puoi cambiare il tuo buio e farlo diventare qualcosa che ti appartiene in quel momento. E quindi sicuramente c'è un grosso problema culturale, economico, e quindi insomma il lavoro è duro, Però appunto la pandemia, cioè non la pandemia, questo momento storico è un momento dove l'accelerazione deve essere esponenziale. Come ci abbiamo avuto questo esponenziale tutti i giorni sugli schermi, sarebbe interessante vedere questa curva esponenziale invece
dove i parametri sono altri e non solamente le persone che soffrono. Certo. Allora, io spero il prossimo anno di avervi tutti ospiti nel mio corso, perché mi piacerebbe veramente fare un dibattito all'interno dell'università, perché l'università è troppo staccata dall'esterno, è un mondo a sé ancora purtroppo, per tutta una serie di problematiche, quindi è importante che voi possiate entrare all'interno dell'università e portare dei messaggi in maniera da stimolare quelli che un domani saranno i nuovi designer, alcuni artisti, altri designer, perché è molto importante. Io volevo sapere se qualcuno vuole fare una domanda e poi comunque vi ringrazio. Io ringrazio Diego, ringrazio Sara, ringrazio tutti di questa chiacchierata che secondo me è stata molto interessante. E non so, chi è che vuole fare una domanda? Siete tutti esausti, secondo me. No, io volevo dire invece che appunto questo incontro, sicuramente, appunto, questo è un altro aspetto positivo, sicuramente, di questa situazione, cioè riuscire a ritrovarci qua, comunque riuscire a parlare, a comunicare, a scambiarci, a conoscerci anche, soprattutto. Quindi questo è sicuramente un altro aspetto positivo del festival, di questa situazione. E lo streaming appunto diventa un mezzo importante che in questa situazione ci salva, però poi si può ottenere ovviamente, no? Sono quelle cose che possono rimanere, sperando poi di tornare in presenza a dibatterci su argomenti che ci interessano e a trovare appunto soluzioni che al momento, insomma, non sono molto, molto, molto convinto che ci siano. Serve una... non dobbiamo aspettare che arrivi, lo dobbiamo creare noi con le nostre forze, unendoci, perché mi sembra che dall'altra parte non ci sono orecchie che possano sentire. Non che non vogliono, proprio non possono, cioè non hanno capacità. Sono sordi. Io sono abbastanza drastico su questo, insomma. E quindi fino a che non abbiamo qualcuno di là che ci può sentire e ci può dare veramente una mano, se no rimaniamo allora è giusto, è necessario che esista la street art dove vanno e fanno, adesso c'è quell'istituto istituzionalizzato, cioè lo sponsor che prende i soldi oppure la comunità compra le vernici, chiamano l'artista e lo fanno tutto a posto, ok. Però diciamo che tutto nasce invece da un senso di rivolta e di dire: io mi prendo questo spazio, ho bisogno di uno spazio, mi esprimo, sto là, mi sfogo pure, però questo è la... perché poi l'arte è anche la valvola di sfogo, insomma, di tutte le nostre problematiche, insomma, quindi è importante e necessario che ci sia. Quindi noi siamo sempre sul limite, anche RGB sta al limite, noi stiamo al limite, siamo istituzionali, però tante cose le facciamo fuori dalle istituzioni. Perché non c'è possibilità, cioè, allora a quel punto dice vabbè, facciamolo comunque. Hai permesso? No, ma lo facciamo. Lo faccio comunque. Comunque io penso che dovremmo cercare, cioè bisogna farsi sentire. Per farsi sentire bisogna incontrarci, bisogna avere delle idee, bisogna cercare di proporle, bisogna cercare di andare avanti in qualsiasi maniera. Proprio per le nuove generazioni, io dico per le nuove generazioni, per la possibilità che abbiano una città migliore, una città dove la luce sia naturale che artificiale, quella naturale ce l'abbiamo, oggi a Milano è grigissimo, ma che la luce artificiale ci possa dare tanti segnali, ci possa aiutare a vivere meglio, no? E quindi la prossima volta io ti dico, facciamo un incontro di questo genere quando incomincio a organizzare il festival, ma non perché voglio entrare dentro, ma perché trovo che discutere prima e non solo dopo su quelle che potrebbero essere le proposte o come vivere lo spazio urbano, come intervenire, potrebbe essere un aiuto e un esperimento.
Ma infatti questo è il primo incontro del Festival del 2021, tu non lo sapevi, pensi di fare il 2020, ma già siamo nel 2021, ci serve. Siamo già nel 2021? E, ah, non lo sapevo. No? Io ormai già l'ho fatto di Festival, già sto pensando, non è un incontro questo per le basi per il prossimo. Va bene, signori, io se non avete niente da aggiungere vi saluto, ringrazio Diego dell'invito, ringrazio tutti della partecipazione, spero di vedervi presto e seguirò il festival purtroppo online e non lo vivrò come l'anno scorso direttamente, invece secondo me la luce va vissuta perché l'emozione che ti dà il fatto di immergerti, di viverla, non ci sarà computer online che possa dartelo. Però complimenti, auguri per le prossime serate. Vi saluto e vi dici oggi. Ciao. Buon Natale. Ciao, grazie. Ciao. Ciao Mauro, ciao Diego. Ciao. 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 Ciao a tutti. Ciao.